Dipendenza della regione Trentino-Alto Adige sul Tirolo. Senta, dottoressa, la previdenza, intendendo check-up preventivi, percorsi preventivi, rientra sempre più frequentemente nei pacchetti sanitari che sono offerte dalle varie sanità, assicurazioni, eccetera, eccetera. Allora, ma secondo lei, stiamo parlando di un reale vantaggio per la collettività in termini di salute e di spesa sanitaria o meno? No, no. Comunque, grazie davvero di questo momento importante di approfondimento al Forum Salute, alla campagna di 32, a tutti i benvenuti che mi hanno arricchita notevolmente. Allora, buongiorno. Intanto volevo iniziare col dire che siamo immersi in una tale confusione semantica che ogni tanto io stessa mi smarrisco. E intendo con questo che credo che abbiamo veramente un po' perso il significato di tante parole. Usiamo indifferentemente nel nostro dire sanità e salute, che sono due cose di concetti assolutamente diversi, nel senso che la sanità può certamente essere dentro in un contesto nel quale operiamo per la salute, ma la salute è molt'altra cosa, molto di più. Ho sentito prima, mi perdonerà, poi magari abbiamo un momento per scambiare qualche idea, il professor Piperno che parlava di previdenza sanitaria integrativa, ma è un ossimoro, perché di fatto previdenza, articolo 38 della Costituzione, è una certa cosa, assistenza, dove metto anche il discorso dei servizi di sanità è un'altra, quindi non si può dire che sia una previdenza la sanità integrativa. È vero che dentro il welfare aziendale, certamente con tutti i problemi che abbiamo prima sentito, come la, per esempio, previdenza complementare, ma non possiamo calcolare analogie proprio dal punto di vista di una prospettiva anche di salute pubblica, di significato della defiscalizzazione. I fondi di previdenza complementare hanno una defiscalizzazione, ma il risultato e il beneficio sulla collettività di un'adesione a questo è di un certo tipo. La defiscalizzazione per dei rimborsi di corto giro, immediati, che hanno molto a che fare con il mercato purtroppo della sanità, è tutt'altra cosa, beneficio per la collettività, come abbiamo detto prima, non ho sentito da più persone, non ce n'è, e quindi non ci sarebbe sostanza proprio dal punto di vista di un'etica anche dell'investimento delle risorse pubbliche a defiscalizzare, cioè a far pagare ad altri. La prevenzione è un'altra di quelle parole che è usata malissimo, nel senso che come si fa? Si offrono pacchetti. Guardate che ogni qualunque fondo, prima abbiamo visto poi la pubblicità con la scenetta di 9 settimane e mezzo per saltare le code, per cui bisogna fare presto prima, cioè ogni assicurazione o insomma fondo ha la sua offerta più o meno accattivante. Alcuni fanno passare aeroplani con la dicitura del loro nome che versano sui lavoratori cittadini tante fogli verdi dollari, no? Per cui servono per quello alla fine. Oppure altri fondi dicono ma con noi avrai sicuramente una vita buona e sana perché ti offriamo di tutto e di più. Quindi io sono andata un pochino a vedere che cosa sta succedendo dal punto di vista anche di questa parola prevenzione e di come è usata. È un disastro, cioè già nel linguaggio pubblico normale, tradizionale, io sono andata a fare la mammografia, la
perché così non mi viene. Cioè, e questa che è la diagnosi precoce, importantissimo strumento, viene invece venduta come prevenzione. E il caro professor Gianfranco Domenichetti, con i suoi studi, ci aveva illuminati a suo tempo sul fatto che l'80% delle donne che si sottopongono a mammografia, ma sto parlando di una cosa che però riguarda la maggioranza degli esami e delle cose che vengono proposte, anche a volte dalla fare l'esame del colesterolo, ti fa evitare che succedano cose, insomma. L'80% dicevo delle donne sono veramente convinte di, facendo la mammografia, avere una riduzione della possibilità di ammalare. In un'altra ricerca, non è vero, cioè la diagnosi precoce non riduce, può anticipare la diagnosi ma non riduce la probabilità di ammalare. La prevenzione è un'altra cosa, e tutti noi sappiamo che significa agire il rischio e agire per ridurre il rischio. Quando si conoscono appunto anche le cause, in modo appunto da intervenire, ma lì dovremmo intervenire, scusate, avevo qualche appunto così sono più ordinata e rapida, bisognerebbe intervenire con le politiche su tutte i determinanti di salute che non sono governati dalla sanità, e noi lo ricordiamo perfettamente, i determinanti di salute: alimentazione, istruzione, ambiente, lavoro tutelato, casa adeguata, protezione sociale, non faccio l'elenco, ma capitemi, tutti questi sono politiche di salute, non di sanità, fuori dalle politiche sanitarie che possono fare prevenzione. Fare diagnosi precoce è comunque importante nella differenza tra dire stiamo facendo prevenzione, mentre tutte le pubblicità, come dicevo prima, dei fondi sanitari dicono la prevenzione prima di tutto, noi che offriamo i pacchetti di esami per valutare precocemente, ma a seconda anche dell'età, a seconda del genere e così via, come se veramente ci offrissero la ricetta dell'immortalità. La possibilità di fare diagnosi precoce è importantissima. Dovremmo però intanto tenere presente che non tutti gli screening sono effettivamente capaci di intervenire in modo positivo sulla salute di popolazione. Ogni screening dovrebbe essere proposto dal sistema sanitario pubblico, e così è, perché ha una dimostrata efficacia, è accettabile, non è pericoloso, ha una buona sensibilità, è anche economico. Ecco, allora, guardando quello che è l'offerta preventiva di un fondo sanitario abbastanza tipico, noi troviamo che la prevenzione rivolta agli associati e ai loro familiari rientrano in questa tabella. Allora, io purtroppo non sono riuscita a prendere questa tabella, ma si trova, la fonte è su Rete Sostenibilità e Salute, quindi trovate, oppure nello stesso testo straordinario del professor Gettes è riportato esattamente il confronto tra quello che è l'offerta, per esempio, faccio un esempio, per le donne sopra i 40 anni la mammografia è chiesta, rimborsata, proposta, rimborsabile, quindi resa fruibile ogni anno, mentre per il sistema sanitario pubblico si sa c'è una tempistica, 3 anni, qualcuno dice anche di più, e quindi per una, diciamo, tempo vita, una donna che facesse gli esami, perché tanto ci sono, farebbe una mammografia ogni anno, ne farebbe 45 nella sua vita, mentre nel sistema sanitario pubblico gliene vengono offerti 13. Sto su uno
degli screening perché è più facile spiegare, ma vi dico che ci sono delle cose, non lo so, la proposta ogni anno agli uomini sopra i 45 anni dell'ecografia transrettale, quando non è una proposta di screening per il sistema sanitario pubblico, salvo l'indicazione del curante che sia necessaria, e invece la troviamo ogni anno nelle proposte rimborsabili di questi fondi, cioè vuol dire che ti fai almeno 36, mi fermo qua, nel senso che voi capite che questa non è assolutamente prevenzione, questo è inganno oltre che un circolo vizioso che comporta danni sia per la persona che per il sistema sanitario pubblico e per la sua economia. In mezzo a questi danni per le persone e per il sistema sanitario ci sono i medici. Prima anche un pochino pensavo, ma insomma, i nostri ordini, noi medici, il nostro codice deontologico, un po' di ribellione in questi anni, vedendo come andavano le cose, ma mi sono poi fermata, perché ovviamente non è mai facile, no, dire ma abbiamo delle responsabilità, non è mai facile, io sono un medico e vi dico, io credo per me stessa, che ho delle responsabilità, le ho avute, nel momento in cui non ho spiegato fino in fondo alle mie assistite, essendo io ginecologa, guardate, potete fare benissimo il pap test ogni 3 anni, se ve lo propongono ogni anno è perché ci guadagnano, ma non vi serve. Ok, l'ho fatto naturalmente, ma se non l'avessi fatto ne porterei una grande responsabilità. Circolo vizioso, e vado verso la conclusione, così cerco di spiegare. Allora, che si fa? Induciamo tante belle paure, paure di ammalare, ce ne abbiamo ovunque, e induciamo l'idea che il sistema sanitario nazionale non è adeguato, non sa rispondere, o c'ha le liste d'attesa, o comunque no, bisogna andare nel privato per avere un buon servizio, cosa che non è assolutamente vera naturalmente, ma c'è questa induzione nella narrazione pubblica, purtroppo, quindi si inducono paure e che cosa fa il monitore? Prima induce la domanda e poi dice ma ci sono io naturalmente, vi diamo esempi tutti i giorni, anche in politica, ok? E beh, arrivo io ce l'ho la sicurezza per te, io ce l'ho la soluzione, sono le assicurazioni, per di più sono defiscalizzate, cioè le pagano gli altri, quelli più deboli, guarda caso, non quelli fortunati come te che hai un bel contratto di lavoro con dentro questa cosa, li pagano gli altri, i giovani di oggi che hanno lavori precari, i pensionati, vabbè, però io ce l'ho la soluzione per te, vieni, guarda qua che pacchetto, come quello che ho detto prima, si offre falsa prevenzione, si fanno emergere malattie che potevano stare tranquillamente in silenzio per anni, lasciarci morire tranquilli senza fare tante altre cose, di altre cose naturalmente. E cosa succede? Si inducono ansie ovviamente, falsi positivi molto spesso, esami aggiuntivi, interventi che a volte possono essere rischiosi e dannosi, che sono poi pagati da tutti, perché guarda caso non ve li fanno questi aggiuntivi, interventi o screening miglioramento della diagnosi, perché c'è il sospetto, si va a fare nel sistema sanitario pubblico. Il sistema sanitario pubblico ha sempre meno risorse, sempre meno operatori, che sono sempre più stressati e demotivati, gli arrivano anche tutte le induzioni di consumo sanitario che ho cercato di descrivere, si allungano le liste d'attesa, si ritorna da capo al punto prima, cioè si è una profezia che si è autovera, per cui si inducono di nuovo ansie, problemi, insomma c'è uno spreco, non va per nulla bene. Quindi io credo che se i sindacati, i datori di lavoro volessero pensare davvero alla salute dei loro lavoratori dipendenti dovrebbero fare ben altro. C'è questa dimensione del potere, del profitto sulla salute, sulla sanità, che sta diventando veramente anche
una situazione a mio avviso demotivante per la stessa categoria medica, che è una professione che ha perso punti rispetto alla fiducia che gli viene accordata da parte dei cittadini in questi anni. Vabbè, i politici l'hanno persa da una vita, la fiducia. Ora dire che non si sono comportati bene, e anche i medici hanno cominciato a perderla, così come i magistrati, così come altre, diciamo, figure di fiducia sociali. Non vorrei che rimanessero solo con la fiducia, i cittadini con la fiducia solo nella polizia. Comunque, senza fiducia non possiamo prenderci cura delle persone. E finisco con questo, è una frase di Flugbaum ed è del 1978. È forse inevitabile in una società capitalista che ogni progetto rivolto alla protezione della salute pubblica, ma che minacci un qualche interesse economico, trovi assoluta opposizione.